Allora, cominciamo questo ciclo di incontro di catechismo per gli adulti, che spiego un attimo che cos'è. Si chiama catechismo degli adulti perché è catechismo per gli adulti, quindi sarebbe un aiuto, un tentativo di aiutarci un po' a rivivere e a riscoprire alcune cose con calma, insomma, che fanno parte della nostra fede, di cui generalmente siamo rimasti come conoscenze un po' al catechismo della prima comunione della cresima, e quindi con una conoscenza ordinariamente insufficiente. Voi capite che ci vogliono delle sedi appropriate, perché avrete fatto caso che io non faccio prediche troppo lunghe, d'accordo? Una predica domenicale deve durare, per quanto mi riguarda, tra i 15 ma massimo 20 minuti, mai oltre, d'accordo? Che 20 minuti è già un'enormità. Quindi non si ha il tempo e il modo, anche perché non è quella la sede opportuna, per approfondire tante cose che andrebbero meglio approfondite. Certo, il sacerdote deve essere capace durante una predica a fare un po' una piccola sintesi, in modo tale che uno si porti dietro qualcosa, no? Però alcune tematiche richiedono una trattazione un pochino più distesa, tranquilla, proprio per la loro complessità e perché possono essere fatte in maniera un pochino più esaustiva, quindi richiedono degli spazi e degli ambienti ad hoc. Ecco perché Bibbia, catechismo, ecco, la preghiera, ecco, nelle forme distinte, insomma, l'adorazione, il rosario, eccetera, no? Quindi questo è un pochettino l'orizzonte. E da cosa cominciare? Ho pensato un pochino, ho parlato anche in privato, in pubblico, anche con collaboratori o con qualcuno io personalmente. A mio avviso, anche per il contesto in cui stiamo, vedendo tante cose, il tema fondamentale da trattare, secondo me, il primo, è la Chiesa. Cioè, che cos'è questa benedetta Chiesa che ci sta a fare? Ecco. Perché generalmente, sapete, sulla Chiesa si hanno idee un pochino strane, d'accordo? Io vi farei vedere che cosa rispondono anche i ragazzini del catechismo. Voglio ho fatto il test appena arrivata la domanda, che cos'è la Chiesa? Mentre su qualche altra cosa, magari qualche piccola cosa, dice, chi è Dio, almeno il creatore, qualcuno ce lo scrive, insomma, non tutti, ma quando la Chiesa, vi farei, la prossima volta mi informo anonima, perché lei sta correggendo la mia collaboratrice, vi porto le risposte dei ragazzini sul tema della Chiesa. Se io voi provate a chiedere, se uno vi chiedesse, senti un po', tu vai in Chiesa, no, frugati la Chiesa Cattolica, ma che cos'è la Chiesa? Che c'è a fare? Sapete che generalmente l'immagine della Chiesa, adesso col Papa Francesco un pochino di meno, che ha un po' rilanciato, come dire, anche attraverso il suo stile molto accattivante, insomma, l'ha rimessa un po' in piedi, perché qua è arrivato lui stava veramente proprio semisotterrata, no? Però, quindi lo ringraziamo per certi aspetti, però non è che è morto Papa Francesco e la risotterramo un'altra volta, ricominciamo come prima, no? Non è possibile, quindi bisogna cercare di di comprendere che a prescindere dalle situazioni storiche, dalle persone che Dio sceglie ad occupare i luoghi cardine, insomma, della Chiesa, può essere papato, può essere episcopato, può essere parroco, se volete, dobbiamo però comprendere che cos'è questa realtà, d'accordo? Perché dal contatto con questa realtà dipende il contatto con il nostro Signore, quindi dipende l'accesso ai mezzi di salvezza. E quindi, se qualcuno mi chiede che c'è a fare in chiesa, non va bene manco dire vado in chiesa perché è venuto il parroco simpatico, oppure non vado più in chiesa perché è andato via il parroco simpatico, d'accordo? Ecco, non può essere, insomma, non possiamo noi essere, come dire, questa è una tentazione molto molto forte, perché noi siamo in tempi purtroppo caratterizzati un po' dal grande spazio dei media, e quindi si tende molto a polarizzare l'attenzione sulla singola persona, no? Ecco, prima ho fatto un esempio del Papa, ma io mi piace ricominciare questi incontri ridicendo, l'avete già sentita, quella santa suora di 115 anni che ha conosciuto 15 papi e gli hanno chiesto chi è il tuo preferito. Il mio preferito è il Papa. Ecco, questa probabilmente è l'utile che finisce gli incontri del catechismo degli adulti sulla Chiesa, perché già la risposta del genere è molto significativa, no? Allora, dovremmo cercare un attimo di mettere un pochettino in contatto con questa storia, anzitutto, quindi capire un attimo la Chiesa da dove viene,
Quindi innanzitutto la prima slide si chiama il problema Chiesa. Allora, più o meno, almeno un tempo, si sapeva la sua risposta. Chi l'ha fondata la Chiesa? La Chiesa l'ha fondata il nostro Signore Gesù Cristo, d'accordo? Ci abbiamo un chiaro passo nel Vangelo, quando San Pietro lo riconosce come figlio di Dio, Gesù gli risponde: beato te Simone, figlio di Giona, perché non te l'ha detto nella carne, io ti dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Hai visto il commento di Pio XII alla prima fotografia, la Chiesa è militante, perché cioè, quindi la prima immagine, la Chiesa è qualcosa che scatena l'ira dell'inferno, cioè l'inferno ha unico obiettivo, raderla al suolo, cancellarla dalla faccia della terra, insomma, quindi deve essere qualche cosa, come dire, di grosso, di un po' pericolosetto, insomma, se convoglia così tante energie attive da parte dei nostri avversari, no? Quindi di quelli che lavorano per la rovina dell'uomo. Nel Nuovo Testamento compare, San Paolo parla tantissimo della Chiesa, ha contribuito all'edificazione delle Chiese, compare una Chiesa fatta in questo modo. La Chiesa chi sono? Se vediamo il Nuovo Testamento. Gli apostoli, San Paolo soprattutto, ma non solo, andavano predicando il Vangelo e formavano, come qui, dei piccoli nuclei. Di chi? Di persone che credevano Gesù Cristo era il figlio di Dio. Chiedevano il battesimo e poi cominciavano un tempo di vita, anzitutto molto molto forte, molto molto fraterna, che era una caratteristica fondamentale, comune, sacramentale, che portava chiaramente a continuare da un lato a vivere immersi nelle realtà in cui stavano, perché non è che, potete pensare che all'inizio non c'erano frati, non c'erano suore, non c'era niente, non c'erano quei tratti distintivi che poi vedremo sono apparsi nel corso della storia. I cristiani erano gente come tutti, che però cominciava ad avere degli stili di vita, ecco, molto molto diversi da tutti, d'accordo? Ma formalmente, sostanzialmente, c'è una bellissima lettera di un autore, che è la lettera di Ogneto, della fine del primo secolo, dice: i cristiani non c'è nessuno, vestono come altre persone, insomma, quindi più o meno fanno gli stessi lavori, frequentano più o meno gli stessi posti, sì, magari vanno dal droghiere, ma non vanno alle terme, piano piano cominciano, e quindi però rappresentano questa umanità nuova. Poi, sempre nel Nuovo Testamento, soprattutto nel libro dell'Apocalisse, la Chiesa è presentata con un'immagine molto molto bella, come la sposa. Quindi Gesù non può stare senza la Chiesa, d'accordo? Come un vero sposo non può stare senza la sposa. Un'immagine ripresa anche da San Paolo: chi è sposato, voi sapete che chi è sposato rappresenta un simbolo. Un simbolo, sapete che cos'è? Quindi una realtà che rimanda ad un'altra che invece è vera. Il capitolo 5 della lettera agli Efesini, quando parla del matrimonio, dice: questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, cioè l'amore sponsale, l'unione indissolubile, l'essere una cosa sola di uno sposo e di una sposa è immagine dell'unità inscindibile che Gesù ha con la Chiesa. Quindi nel Nuovo Testamento, anche con l'immagine di San Paolo, Chiesa come corpo mistico di Cristo, che poi lo vedremo, è assolutamente impensabile non solo la Chiesa senza Cristo, d'accordo? Quindi questo magari, vabbè, la Chiesa senza Cristo ci possiamo pure arrivare, ma è impensabile anche Cristo senza la Chiesa, che è una cosa che magari a noi ci risulta un pochino più difficile, che ce fa nostro Signore con noi? No, ci fa, d'accordo? Perché lui è venuto sul pianeta Terra, ha preso una carne umana per unire a sé in un'unione intima, sponsale, profonda, come singoli e come corpo, tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Quindi, che lui ama infinitamente, di cui in un certo senso, capite, nel senso corretto, non ne può fare a meno. Voi sapete che molta gente oggi pensa: sì, io credo in Cristo, ma non credo nella Chiesa. Quindi, perché l'immagine della Chiesa, che cosa sarà la Chiesa? La Chiesa è il Vaticano, questi posti strani, questi palazzi dove i cardinali, che chi lo sa, chi lo sa che intrighi fanno, che cose strane, e poi il papato rinascimentale, e poi c'è Papa Borgia, e poi c'è questo e c'è quell'altro, tutte queste immagini un po' particolari, ecco, che vanno un attimo strada. Nel Nuovo Testamento non c'è niente di tutto questo. Nei primi secoli
Nella slide vedete carismi, coscienza della santità, martirio e antichissime forme di consacrazione. Se voi leggete le lettere di San Paolo, San Paolo salutava i cristiani così: e salutatemi i santi con il bacio santo. Cioè, chi entrava a far parte della Chiesa sapeva benissimo che si rivestiva della santità di Cristo e che quindi la sua vocazione primaria era diventare santo. Non c'era bisogno, lo vedremo, della costituzione sulla Chiesa che ha fatto il Concilio, che ci ricorda che tutti siamo chiamati alla santità. Ma se tu entrai a far parte della Chiesa, non dell'ordine di San Francesco, entrai a far parte della Chiesa perché tu sei chiamato alla santità ipso facto, d'accordo? C'era fortissima questa tensione, no? Tensione fatta anche con cose molto molto concrete, perché gli Atti degli Apostoli, quando presentano la prima comunità cristiana, dicono tutti i fedeli avevano un cuor solo e un'anima sola, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane e nelle preghiere, e addirittura nessuno diceva cosa proprio le cose sue. Cioè, voi dovete calcolare che se c'era uno molto abbiente, non è che nessuno glielo imponeva, come fanno i comunisti. No, questo spontaneamente si vendeva le cose che c'aveva, dava il ricavato agli apostoli e diceva: oh, questo aiuta la povera gente. Spontaneamente, quindi senza previdenza sociale e senza comunisti, d'accordo? Tenete presente che le legislazioni, un sacco di cose, le hanno copiate dalla Chiesa. Perché, tanto per dire una cosa, la previdenza sociale è nata con i vescovi che si prendevano cura dei poveri della comunità cristiana. In questo modo c'erano loro, cioè non esisteva che qualcuno si moriva di fame tra i figli di Dio, perché anche se questa non è la cosa principale, però se uno si muore di fame è chiaro che noi lo aiutiamo, non lo stiamo a guardare, e lo facciamo senza nessuna legge, senza nessun contributo, senza nessuna tassa, lo facciamo perché viviamo la carità e basta. Il martirio era molto sentito. Se uno legge, per esempio, un altro giorno è stata la festa di Sant'Ignazio di Antiochia, se uno legge la lettera di Sant'Ignazio di Antiochia, Sant'Ignazio di Antiochia non vedeva l'ora di arrivare a Roma all'anfiteatro Flavio e farsi sbranare vivo dai leoni. Lo scrive, e scrive ai Romani, dice: guardate, perché sapete che a Roma già ai primi, lui è morto nel 107 dopo Cristo, proprio sotto Vespasiano, se non ricordo male, uno dei Flavi, e scrive ai Romani: non vi venga in mente di andare dall'imperatore, perché c'erano personaggi influenti, c'erano senatori già nella Chiesa, dicevano: oh, questi vanno a parlare con qualcuno, boh, questi parlano con l'imperatore e mi concedono la grazia. Dice: se non subirò il martirio sarà segno che mi avete voluto male, se invece morirò martire sarà segno che mi avete amato. Cioè, poi usa anche un linguaggio un po', dice: io non vedo l'ora di diventare frumento di Cristo, cioè denti dei leoni, squartamenti, slogature di ossa, io questo desidero per essere una cosa sola con il mio Signore. Cioè, e questo non era un fenomeno, cioè Sant'Ignazio l'ha scritto, ma questo era un fenomeno diffuso. Cioè, c'erano bambine di 12-13 anni che sono morte martiri, felicissime di farlo e fierissime di poter versare il sangue per il nostro Signore. Quindi è per questo che a volte si guarda, diciamo, un po' sotto questo punto di vista la Chiesa primitiva, insomma, con un po' un'epoca aurea, no? E poi c'erano un sacco di carismi spontanei. Se uno legge le lettere di San Paolo, anche alcune cose che noi non capiamo manco tanto bene, no? C'erano i profeti, coloro che c'erano, e quelli che parlavano in lingue, quelli che interpretavano in lingue, i cosiddetti dottori, i cosiddetti maestri, quindi un sacco di vivi carismi provocati dallo Spirito Santo, di cui addirittura, e poi nel corso della storia se ne è anche perso un pochettino la memoria storica, no? E quindi c'era questa vivezza, ma tutto quello che è, come dire, apparato, struttura, che noi oggi la prima cosa che pensiamo non esisteva proprio, non c'era. Comparvero anche abbastanza presto, prima della fine del primo secolo, perché ne parla già San Paolo nelle prime lettere ai Corinzi, le più arcaiche forme di consacrazione, nel senso che le fanciulle giovani che desideravano, come dire, vivere la sponsalità con Gesù, chiedevano al vescovo di essere iscritti in un catalogo, molto molto semplicemente, che era il catalogo delle vergini. Continuavano a vivere nel mondo, quindi non c'erano conventi e comunità cristiane. Si distinguevano soltanto perché nella liturgia portavano un velo
differente dagli altri, un velo rosso, portavo, si chiamava il flammeum, ecco, e basta. Erano le spose, erano le più antiche spose di Gesù. Una cosa simile, molto presto i vescovi fecero fare anche alle donne vedove. San Paolo dà anche delle norme molto molto chiare. Dice, la donna deve essere stata sposata una sola volta e non deve avere meno di 60 anni, perché se è più giovane, poi c'è il pericolo che gli vengano desideri indegni di Cristo e comincia a fare la diavola a 4, quindi è meglio che arrivi prima a 60 anni. Sì, è stato scritto lettere sue, sono parole sue, quindi io non c'entro niente. Quindi compaiono queste antichissime, arcaiche forme di consacrazione. Comunque la Chiesa vive, si dice, in stato persecutionis, perché dentro l'impero romano non era tollerata, e quindi ogni tanto arrivavano, sapete, abbiamo sentito una storia, ondate grosse di persecuzione, insomma, è stata quella di Nerone, è stata via molto molto grande, quella di Flavio, di Domiziano, e poi quella di, come si chiama, di Marco Aurelio, quella di Decio, quella di Settimio Severo, con l'ultima, insomma, spaventosa, che ha fatto una carneficina più tutte le altre messe insieme, che è stata quella di Diocleziano all'inizio del IV secolo, insomma, che ha fatto veramente una mattanza. Proprio dopo Diocleziano, quindi succede sempre così, comincia a imparare, cioè quando sembrava veramente che i cristiani fossero ridotti ai minimi termini, guardate che Diocleziano non si sa quante migliaia di cristiani ha fatto sì, che era veramente un... noi non possiamo neanche lontanamente immaginarci. Io leggo il martirologio tutte le mattine, al massimo un giorno sì e un giorno no, trovi questo è stato martirizzato sotto Diocleziano, questo oppure centinaia oppure migliaia, è stata una mattanza. E subito dopo Diocleziano arriva Costantino. Costantino segna una svolta nel corso della storia della Chiesa, perché ricorderete, Costantino fa il famoso editto di tolleranza, quindi dice, bene, i cristiani sono tollerati come religione, non bisogna più perseguitarli. Cristiano, sapete che Costantino stesso chiede il battesimo e diventa cristiano, quindi l'imperatore è stato il primo imperatore cristiano. La madre addirittura di Costantino è diventata santa, dalla chiesa come Sant'Elena, che è quella che insieme al monaco Macario ha in Terra Santa ritrovato, facendo gli scavi, addirittura anche la croce di Cristo, il sepolcro di Cristo. Cioè, se uno va in Terra Santa, chissà se il Signore ci condurrà da quelle parti, quando ci condurrà, tutto quello che trova nella Basilica del Santo Sepolcro, c'è proprio una grotta a me molto cara, che si chiama la grotta di Sant'Elena, che è esattamente il luogo preciso dove è stata ritrovata la croce originale di nostro Signore. Quindi inizia un tempo un pochino differente, addirittura poi nel 390 con Teodosio il cristianesimo, penso ricordate, diventa addirittura religione di Stato, quindi diventa la religione ufficiale dell'impero. È finito, diciamo, il tempo delle persecuzioni esterne. Allora cominciano in questo contesto a fiorire le prime forme di vita. Stavolta sì, consacrata. E le prime forme di vita consacrata sono maschili e si trovano principalmente all'inizio in Oriente con Sant'Antonio e San Pacomio, che danno vita ai due rami dei cosiddetti padri del deserto, gli Anacoreti e i Cenobiti. E in Occidente il primo che porta una grande regola monastica è Sant'Agostino, seguito qualche tempo dopo, un paio di secoli dopo, un secolo e mezzo dopo, da San Benedetto, e inizia la grande era del monachesimo occidentale. Voi, quando qualcuno vi parla male della Chiesa, io dico sempre, dico sì, tu parla tanto male della Chiesa, ma ricorda che se vai a scuola e studi, ad fare un monumento ai monaci cistercensi e non solo, benedettini e amanuensi, perché voi sapete che molte delle fonti che noi abbiamo, a livello filosofico e altro, derivano dalle trascrizioni che questi nei lunghi pomeriggi monastici facevano a mano, quindi hanno fatto un servizio non soltanto, come dire, alla Chiesa, ma all'umanità. Adesso qui tutti quanti quei mezzi farisei che negano le radici cristiane dell'Europa non sono intellettualmente corretti. E qui non si tratta di rifare la religione di Stato, qui si tratta di essere però corretti. D'accordo, perché questi sono dati oggettivi, tutti quanti li sanno e non li puoi negare. Chi ha fatto questo servizio sono stati i monaci. I monaci erano una forma di vita consacrata dentro la Chiesa cattolica, dentro il cristianesimo, punto. Quindi non riconoscerlo è segno di povertà,
se non peggio, intellettuali. Oh, nel 476, però, così abbiamo anche come è nato il Vaticano, tutta questa figura del Papa, eccetera, eccetera, no? Nel 476 cade l'impero romano d'Occidente, tutti quanti lo ricorderete, no? Con l'ultimo imperatore che viene deposto, Romolo Augustolo, e cade l'impero d'Occidente. Ora, che succede? L'impero continua a vivere, e continua a vivere fino al 1200, per altri 800 anni, a Costantinopoli, d'accordo? Quindi a Costantinopoli c'è una forte presenza politica. In Italia che succede? Cominciano le emigrazioni dei barbari, cominciano i Longobardi e poi da tutto, erano già cominciato un po' prima, insomma, i Visigoti, gli Ostrogoti, Unni, e chi è che fronteggia i barbari? Il Papa. Voi sapete chi è che è andato incontro a Attila e ha fermato Attila alle porte di Roma? San Leone Magno, il Papa. Quindi il Papa non è che si è messo a fare politica, il Papa si è trovato ad essere la massima autorità morale sussistente a Roma, che era stato il cuore dell'impero, e quindi si è trovato, come dire, quasi costretto a intervenire in certe questioni, perché era quasi inevitabile, capite? Quindi, diciamo, l'origine, diciamo così, dell'impegno, chiamiamolo politico, un po' brutta questa parola, dei papi, è dovuto semplicemente a questa contingenza storica, perché io vi assicuro, un altro grande papa che è stato San Gregorio Magno, figuriamoci, voleva fare il monaco, cioè già di andare a fare il papa non c'aveva voglia per niente, perché dicevano sto tanto bene in monastero, sto immerso nella presenza di Dio e in tante altre questioni, già dovermi occupare di tante cose, di stare espressa alla gente, come lo capisco, già questo mi urta, figuriamoci quanto gli urtava andasse poi a occupare di questioni terra-terra, di beghe molto molto spicciole, come sono quelle che attengono alle nostre povere necessità della vita terrena. Però che fai? Cioè, se le circostanze te lo chiedono, è chiaro che quella è la volontà di Dio e ti ci adatti. Poi, capite? Succede sempre che comincia una cosa per ragioni di necessità e potrebbe andare avanti anche per altre ragioni. Comunque le origini storiche di quello che poi diventerà il papato si trovano in questa situazione. Oh. Per il primo millennio, così che abbiamo anche altre situazioni, la Chiesa ha avuto un grande dono, è stata flagellata da tante eresie. Adesso faccio una parentesi, uno spot pubblicitario, chi vuole approfondire le tante eresie deve farsi arrivare qualche numero arretrato del settimanale di Padre Pio, oppure andare a vedere sul blog, perché su quella rivista io ho una rubrica dedicata al Magistero della Chiesa, dove proprio ormai da qualche mese a questa parte sto proprio trattando negli articoli tutte le brutte eresie che hanno flagellato il primo millennio della vita della Chiesa. L'hanno flagellata però senza mai produrre al suo interno una divisione, cioè c'erano dei squilibrati, matti, che avevano stravolto alcune verità di fede, hanno anche fatto molto soffrire il corpo della Chiesa creando in qualche momento scompiglio e confusione e divisione, ma possono stare sempre arginate. Comunque sia, la Chiesa è rimasta compatta, d'accordo? Unita. La prima grande ferita, la ricorderemo anche qua da storia, voi capite che è necessario fare un attimo un pochino di premesse, nel 1054 che succede il famoso scisma d'Oriente. C'erano stati degli allarmi, quindi la Chiesa ancora legata all'imperatore, quindi la Chiesa d'Oriente, che ha avuto proprio per questa commistione a volte un po' troppo stretta col potere imperiale una vita un pochino a parte, a un certo punto, per questioni del tutto quanto sciocche e marginali, qual è stato il grande problema? Cioè i cosiddetti ortodossi, che sono nati da qui, sapete che hanno la nostra stessa fede quasi in tutto, hanno i nostri stessi sacramenti. Sapete qual è il problema degli ortodossi? Cos'è che non riconoscono? Non riconoscono il primato del Papa. Motivo molto semplice, hanno sempre avuto l'imperatore vicino e la sede di Costantinopoli, dove c'era il grande patriarca, era la seconda sede della cristianità, quindi questioni molto molto terra terra, e ha portato a questa lacerazione, che però è ancora in corso, è stata la prima grande ferita. Quindi da quel momento, purtroppo, state attenti, la Chiesa è stata ferita, vedremo, nella sua unità andando avanti, che l'unità della Chiesa non può essere, come dire, intaccata,
Può succedere che esternamente si creino delle fratture e delle ferite, ma siccome l'unità della Chiesa è fondata, come vedremo, nella sua unità con Cristo, non può essere pienamente tolta. Quindi è vero che i cristiani si possono trovare tra di loro divisi, ma la Chiesa una continua a permanere e a sussistere. Questo lo capiremo un pochino più avanti, adesso lo soltanto introduciamo. Poi, dopo questa grande problematica, si apre un altro capitolo della storia. Quel bruttone che sta lì è il protagonista del primo grande scisma d'Occidente, che sono due gli scismi d'Occidente, no? Si apre la lotta per le investiture, quello è Enrico VIII, l'avete riconosciuto, e quindi comincia, che cos'era la lotta per le investiture? Gregorio VII, una piccola revival di storia. Chi li nomina i vescovi? Capite? Quindi sapete che in Occidente si è restaurato il sistema feudale, no? Il sistema feudale era un sistema fortemente, qui stiamo, una delle patrie, no? Era un sistema fortemente referenziale, quindi c'era il signore feudale che era il boss, comanda lui, d'accordo? Allora, nel feudo di Sermoneta, chi lo nomina il vescovo? Lo nomina il signore? Lo nomino io, quindi lo decido io, tra tutti quanti i preti che stanno qua, chi mi viene a far vescovo a casa mia? E invece il Papa dice no, i vescovi sono successori degli apostoli, devono stare in comunione con me, quindi tu puoi anche dirmi, a me piacerebbe che venisse Don Leonardo a fare il vescovo di Sermoneta, ma ci vuole il permesso mio, io ci metto la firma sotto. E questa è la famosa lotta per le investiture, che noi oggi forse non la capiamo tanto bene, ma ha creato problemi grossi. Ed è stata vinta da un leone, anche se non si chiamava leone, è stato un grande papa, che è Gregorio VII, che pone fine a questo problema. Dopo questo problema, quindi che ha lacerato un pochino la Chiesa, nasce quello che gli storici chiamano il secolo d'oro. Il secolo d'oro è il XIII secolo, che vede la fioritura degli ordini mendicanti, soprattutto del grande San Francesco e di San Domenico, che hanno dato una rinnovata, un'aria insomma di nuova linfa e respiro alla Chiesa, non indifferente. Però subito dopo avvengono i problemi grossi. Il cosiddetto papato rinascimentale, e questo è una cosa che qui ne sappiamo qualcosa, perché pare che Papa Borgia abbia sostato per qualche tempo nel nostro bel castello. Il papato rinascimentale purtroppo è stato molto molto caricato dai libri di storia, però effettivamente rappresenta una pagina non aurea, diciamo così, nella vita della Chiesa. Questo ha scatenato varie reazioni, tra cui le più gravi sono state quelle che hanno dato vita al grande scisma d'Occidente, che ha avuto due tronconi: la rivolta luterana, le famose 95 tesi di Lutero, che risalgono al 1517, e poi l'atto di supremazia di Enrico VIII del 1534, poi ratificato da Elisabetta I nel 1559. Veramente entrambe queste due cose sono state presentate come spirituali, ma spirituali, se uno studia bene la storia, c'erano ben poco. D'accordo? Nel senso che Martin Lutero si presenta la sua vicenda come molto molto spirituale, però purtroppo, senza voler adesso mancare troppo alla carità, non scendo troppo nei dettagli, insomma, se uno vede la vita che ha fatto dopo la riforma, è stata una vita abbastanza dissoluta, di cui non mancava all'occorrenza anche di vantarsi in maniera un po' spavalda. Quindi sì, ho capito che lui cercava insomma il modo di convincersi che Dio era buono e che quindi ti giustifica e ti perdona sempre anche quando sei cattivo, insomma, no? Però questo per lui è diventato una sorta di permesso implicito di combinarne di tutti i colori. Io adesso non voglio, perché anche, cioè, insomma, è sempre brutto parlare delle malefatte del prossimo, ma se vi andate a informare, insomma, Lutero non è stato un esemplare di santità, d'accordo? Quindi tutto sto marasma che poi ha
totale. Sapete che si è avuto la riforma luterana, poi c'è avuto 3.000 teste, perché poi prima è stato Calvino con gli evangelici, poi negli Stati Uniti con la scoperta dell'America non si contano le sette, diciamo, di ispirazione protestante che hanno come padre comune Lutero: mormoni, metodisti, battisti, avventisti del settimo giorno, tutti quanti, come dire, movimenti che poi vengono da questa unica radice, quindi ha prodotto veramente un marasmo. Enrico VIII, lo sappiamo tutti quanti, insomma, qual era il motivo reale per cui ha fatto l'atto di supremazia, ricordo, tema di stretta attualità. Si era divorziato, voleva che il Papa riconoscesse le seconde nozze. Il Papa chiaramente ha detto: dico, figliolo mio, lo voglio tanto bene, ma il matrimonio davanti a Dio è uno. E lui, arrabbiato, ha detto: bene, da oggi in poi nella Chiesa d'Inghilterra comando io. Ci si stacca dal Papa, e sapete che la regina d'Inghilterra è tuttora adesso il capo della Chiesa inglese. Questo, per la verità, fino a un certo punto non ha comportato dei problemi, ma da quando, da qualche anno a questa parte, purtroppo la Chiesa anglicana ha preso delle decisioni veramente borderline, tipo per esempio l'ordinazione, la missione al sacerdozio delle donne. Voi sapete che su questo problema è intervenuto San Giovanni Paolo II, chiarendo bene che non è che la Chiesa non vuole bene alle donne, d'accordo? Perché la Chiesa vuole benissimo alle donne, perché la più grande membra della Chiesa è la Madonna, quindi se non volere bene alle donne è una follia lo stato puro. Però c'è una domanda molto semplice: la Madonna era un sacerdote? Sì o no? L'ha ordinata sacerdote Gesù? Sì o no? Non abbiamo nessun attestato di questo. Poi, astrattamente parlando, c'era qualche creatura più degna della Madonna di fare il sacerdote? In teoria, di toccare con le mani il figlio di Dio, lei che era preso in braccio, di offrire il sacrificio della croce, lei che ci stava sotto alla croce, a offrirlo nel suo cuore. È chiaro che in teoria non esiste nessuna creatura più degna di lei. E perché Gesù non gliel'ha fatta fare? Forse che Gesù non amava tanto la mamma? Io una cosa di questo genere, una bestemmia orribile. Non gliel'ha fatto fare perché ha, per diritto divino e per le sue buone ragioni, riservato il sacerdozio ministeriale agli uomini. Quindi San Giovanni Paolo II non ha detto che la Chiesa non vuole le donne, ma ha detto una cosa che è così, cioè se un vescovo prende Anna Maria e dice: vieni qua, gli fa fare lo stesso rito che ho fatto io per l'ordinazione, Anna Maria si siede, ti presenti questa candidata all'ordine sacro, la candidata è Anna Maria, dice: la posso dire? Sì, gli mette le mani in testa, gli fa la preghiera d'onore, gli fa tutto quanto. Anna Maria rimane Anna Maria, se celebra la messa non consacra. Se mi viene, se vado a confessare ad Anna Maria, non mi assolve, capito? Se danno lo santo, non lo amministra, d'accordo? Ecco. Perché? Perché sarebbe come se tu celebrassi la messa con i biscotti e la Coca-Cola. Io non posso celebrare la messa con i biscotti e la Coca-Cola, perché la messa funziona se io la celebro col pane e col vino. E perché funziona se io la celebro col pane e col vino? Chi l'ha deciso che funziona col pane e col vino? L'ha deciso il nostro Signore. Quindi i sacramenti funzionano così come le istituzioni di nostro Signore. Se il nostro Signore ha deciso che l'ordine sacro è, come dire, si trasmette a un uomo, vuol dire che una donna non si trasmette, nonostante qualunque volontà, che tu puoi essere pure il Papa, d'accordo? Perché il Papa non è più grande di Gesù Cristo, lo diciamo sempre, il Papa è un servo come tutti quanti, il Papa è il rappresentante di Gesù Cristo, non il Signore di Gesù Cristo. Ecco, capite? Ci sono stati i papisti di ieri e di oggi, sono quelli che sono un po' ecco, quindi. E quindi però questo crea in Occidente un marasma che non finisce mai. La Chiesa poi, qualcuno l'ha chiamata la Controriforma o la Riforma Cattolica, cerca di rinsaldare un attimo le fila, soprattutto per andare incontro a tantissimi errori dottrinali che erano stati, insomma, messi in giro da Lutero e dai suoi seguaci con il Concilio di Trento. Si apre un nuovo tempo di fioritura nella Chiesa, perché cominciano a formarsi tutta quanta una serie di ordini molto molto vivi, per esempio i gesuiti, di cui fa parte il Papa, nascono esattamente come risposta alla Controriforma, e non solo loro, una serie di congregazioni, diciamo che il XV e XVI secolo ritrovano questa fioritura. Notate come la storia della Chiesa passa sempre da momenti di profondo buio e momenti di risurrezione, e quindi vedete che questo stato, diciamo così, di conflitto. E guardate che quando il demonio mette la quarta, veramente sembra, guardate che noi non ci rendiamo conto, ma per esempio, per farvi capire che clima che si era creato
con la riforma, cioè noi adesso stiamo, Santa Teresa d'Avila, che è vissuta nel 1500, quindi è contemporanea degli eventi della riforma, lo sapete perché ha riformato il Carmelo? Guardate che sta scritto nei suoi libri, io l'ho letto, cioè, e l'ha riformato nel senso di fare una vita molto molto rigorosa, di grandi penitenze alle sue suore, perché lei aveva visto con gli occhi suoi, sapete che facevano i luterani? I luterani entravano nelle chiese cattoliche, trovavano i fedeli come noi l'altro ieri a fare l'adorazione e li ammazzavano in chiesa, li ammazzavano, perché dicevano: voi siete idolatri, state in ginocchio davanti a un pezzo di pane, lì non c'è mica Gesù Cristo, ma ammazzarli in chiesa. Io quando ho letto queste cose, mi sono allora c'è un po' di capelli in più, sono stati tanti capelli, dico, cioè, noi non ci proprio rendiamo conto, ma li ammazzavano veramente in chiesa, facevano le scorribande, cioè partivano apposta, cioè, e non come i pagani romani, capite? I cristiani riformati, cioè, la guerra dei cent'anni, cioè un macello è successo, cioè, quindi ogni momento, ogni fase critica della storia della Chiesa si è tinta di colori drammatici, cioè che veramente se uno la guardava con occhio dice che è la fine. Poi quando sembrava che tutto quanto era arrivato, nostro Signore si inventa qualcosa, suscita qualche santo, suscita qualche concilio e se li mette in piedi. Fa manco un tempo a respirare un po' e arrivano altre bombe. Quindi nel XVII e XVIII secolo c'è un altro momento drammatico, perché cominciano le correnti filosofiche distruttive, il razionalismo, l'illuminismo e poi la rivoluzione francese. Voi sapete la lecatombe che ha fatto la rivoluzione francese? Sapete cosa hanno fatto? Cioè, libertà, carità, fraternità, sì, ma loro erano, cioè, il proposito della rivoluzione francese era di azzerare, di distruggere la Chiesa Cattolica. Sapete quanti sono andati, quanti preti sono andati sotto la ghigliottina, quante suore? E sapete una delle cose che facevano i cari giacobini? Il matrimonio repubblicano, avete mai sentito parlare? Il matrimonio repubblicano era questo qua: prendevano un cristiano e una cristiana, preferibilmente prete e suora, li spogliavano nudi, li legavano stretti l'uno sull'altra e li buttavano a mare così. Prima li spogliavano nudi, un prete e una suora, e li buttavano a mare l'uno sull'altra. Non volevo controllare queste cose qui, quindi sono momenti drammatici che hanno di nuovo impegnato e scosso la Chiesa e la sua vita. Poi, in quel periodo, cominciano le affermazioni degli stati nazionali, cambia completamente, dopo la rivoluzione francese cercano di fare la restaurazione, non ci riescono e cominciano a nascere i vari stati nazionali. In concomitanza con la nascita degli stati nazionali, vi ricordate, cominciano a essere fondate le cosiddette società segrete, anche in Italia, la carboneria, che sono gli antenati di quella che poi sarebbe diventata la massoneria. Sono tutte quante organizzazioni, voi sapete, Garibaldi, cioè, era morto la Chiesa Cattolica, ha fatto la breccia di Porta Pia, è un eroe nazionale, insomma, non era secondo i nostri canoni uno stinco di santo, insomma, sarà sicuramente un eroe nazionale, avrà fatto l'Unità d'Italia, non entro nel merito, però insomma ci sono stati dei problemi con la breccia di Porta Pia, come tutti quanti sappiamo, a fine il cosiddetto Stato Pontificio, cioè il famoso potere temporale dei papi, quindi si apre una parentesi nuova. Voi sapete, a quel punto ci sono stati una cinquantina d'anni di 60 pure di che stava a fasto proprio in Vaticano, e poi il problema, diciamo, che si è risolto con il concordato del 29 con Mussolini, dove è stato praticamente riconosciuto uno stato, diciamo così, reale del Vaticano, che ha un territorio piccolissimo con alcuni nuclei extraterritoriali, ed è, diciamo, che il Papa però è diventato sempre meno politico e si è rimesso, diciamo così, a riprendere un po' le vesti del ponte del pastore nel senso spirituale. Dentro tutti quanti questi marasmi politici cominciano però a diffondersi una serie di correnti ereticali dentro la Chiesa, che ne minano alla base alcuni principi. Ci sono dei grandi papi, tra cui San Pio X, che dovette condannare un movimento ereticale che si chiama il modernismo. Che cosa dice il modernismo? Ecco, modernismo, in due parole,
è un rifiuto, come dire, di tutto ciò che era il patrimonio antico. Vedete che la Chiesa oggi ha 2017 anni di età, tutto il suo patrimonio è suo patrimonio, tutto, d'accordo? Per cui nella Chiesa non c'è, capite, non è che oggi noi siamo altro rispetto a quello che erano gli apostoli. La Chiesa è apostolica, noi siamo Chiesa apostolica arricchiti di 2000 anni di storia, quindi tutto quanto il patrimonio delle vite dei santi, liturgico, dottrinale che ci abbiamo. Questi cominciano a pensare che se ne può fare a meno, il mondo è cambiato e quindi la Chiesa deve praticamente quasi reinventarsi, d'accordo? E mettere in soffitta, sto molto semplificando, se qualcuno va a sentire queste cose dice che dice Leonardo, cioè il problema del modernismo è molto molto più ampio, no? Sto semplificando per darci un pochino un'idea. In mezzo a tutto quanto questo marasma si arriva agli anni 60 con il famoso Concilio Vaticano II, di cui sicuramente avrete sentito parlare. Che cos'è questo Concilio Vaticano II? È un tentativo, è un concilio pastorale, non è un concilio dogmatico, ma è un tentativo con cui, in risposta a questi signori, la Chiesa dice: fermi, noi siamo fedeli a tutta quanta la nostra storia. Certamente capiamo che il mondo è cambiato e cerchiamo di entrare in dialogo con il mondo cambiato, attenzione, rimanendo fedeli a noi stessi però, non rinnegando quello che c'è stato della nostra vita. Anche questo è detto in termini molto semplici, in due parole. Il problema è che subito dopo il concilio, proprio subito dopo, comincia un fatto ancora, cioè, la situazione proprio degenera, perché tra rivoluzioni sessuali, leggi sull'aborto, leggi contro la famiglia, e cominciano a diffondersi come macchia d'olio, si diffonde in maniera proprio repentina, che sfugge al controllo, un fenomeno, come dire, di progressiva cristianizzazione. Cioè adesso ci sono veramente, noi non ci rendiamo conto, ma ci sono delle nazioni, specialmente nel nord Europa, che si definiscono post cristiane, non hanno proprio neanche le nostre reminiscenze, cioè non vanno neanche zero proprio. Cioè, qui in Italia qualcuno ogni tanto in chiesa compare, però capite che c'è comunque un clima differente da quello che c'era un pochino di tempo fa, molto differente, perché si è sfaldato l'humus profondo della fede. Benedetto XVI, Papa emerito, che lo vedete nella slides, parlava di dittatura del relativismo, cioè oggi non si riconosce più come punto di riferimento la fede cattolica, non solo perché non è più religione di Stato, ma perché non si riconosce l'esistenza di una verità oggettiva. Cioè, tu credi, sono affari tuoi, ma io la penso diversamente, devo essere rispettato, tu ti hai tirato a fede, io mi tengo le mie convinzioni, d'accordo? Che da un punto di vista di rapporti interpersonali, per carità, nessuno può essere violentato nelle sue idee e tutti devono essere rispettati, però pur nel rispetto della diversità delle opinioni, è un'altra cosa dire esiste una verità oggettiva e cerca di camminare per riconoscerla e conoscerla, oppure dire la verità oggettiva non esiste. Questo è il relativismo. Poi c'è il problema della cosiddetta crisi post-conciliare, cioè, come disse Paolo VI negli anni 70, voi sapete perché, cioè, questo me lo raccontava anche buon'anima di mio cognato, che c'aveva uno zio cardinale, che era fatto al concilio. Allora lui mi raccontava, dice: Colonna, tu non ti rendi conto, ma alla fine degli anni 50 il numero dei fedeli alla messa della domenica era sceso, udite udite, al 60%. Cioè, a Sermoneta vorrebbe dire che alle messe domenicali ci vengono 600 persone, no 60. Che d'accordo. Allora tu devi capire che i cardinali erano preoccupati, perché effettivamente fino agli anni 40 l'affluenza era tra l'80 e il 90% in Italia, capite? Allora questi dicevano: ste 40 pecorelle dobbiamo andarle a trovare, dobbiamo fare qualcosa, tendiamogli una mano, cioè stiamogli vicino, facciamo qualcosa. E così via, mentre se ne erano scappate 40, sono scappato 80, capite? Cioè, nel senso che si è fatto un tentativo, ma adesso probabilmente è anche un problema di degenerazione storica,
ma quel tentativo non ha sortito i frutti sperati, anzi a volte purtroppo ha sortito l'effetto contrario. Questo è un dato di fatto, questo qui. Per cui ancora adesso si sta in una fase, come dire, un po' caotica, d'accordo? Con dei problemi evidenti, che sono questi qua. Ecco perché facciamo queste cose. La crisi di fede, cioè nel senso che la fede è un pochino smarrita anche nei cuori buoni delle persone che in qualche modo comunque continuano a frequentare, ma non sanno muoversi, non sanno orizzontarsi. Questo è un problema. Il secondo problema è il distacco dalla pratica della fede, non soltanto dei sacramenti, il distacco completo, come dire, da, cioè io vi faccio un esempio, cioè allora vi racconto la storia di una santa donna analfabeta di Borgo San Michele, ancora viva, ve la posso pure portare qua a raccontare, mia grande amica. Questa era fidanzata negli anni 50, poi posso pure raccontare la storia di mia madre, faccio fare due risate, mia madre pure è sposata nel 58. Un giorno il suo promesso sposo gli va vicino e gli fa: che me lo daresti un bacio? Un bacio. Che vuoi? Un bacio? Un bacio te lo fai da qualcuno di strada, se tu un bacio da me quello è la porta, perché come tu mi hai trovata così me te prendi. Analfabeta, capite? Cioè, ma anche Santa Maria Goretti, che viene un po' prima, ma c'aveva 11 anni, era analfabeta, quello ci è andato a provare, gli ha detto: che fai? Questo è un peccato mortale, vai all'inferno. Ma non è che, cioè, quello non sapeva manco che era il catechismo, capite? Cioè, era così. Cioè, mia madre, quando mio padre andava a casa sua a Roma, lui me lo racconta sempre, c'era mio nonno, loro potevano stare insieme, me la ricordo ancora a casa di mio nonno, dentro al salone del tegaco, con la porta aperta, poi c'era vicino, c'era lo studio di mio nonno, più là c'era la cucina, e ti racconta mia madre, c'era il momento delle risate. Mia nonna doveva ogni tanto farsi una passeggiata ricognitoria. Se passavano 10 minuti che non l'aveva fatta, mio nonno, con il suo cuore imperioso, cominciava a dire: circolare! D'accordo? Quando uscivano, c'era mio zio, che è ancora vivo, lo porto qua a dirglielo, che loro uscivano con la macchina e c'era mio zio seduto al sedile di dietro. D'accordo? Mia madre, gli abiti di mia madre, cioè le foto quando erano tutti quanti accollati. Mia madre portava la veste talare senza vecce, erano tutti così, d'accordo? Mio padre mi racconta, dobbiamo morire dalle risate, partono per il viaggio di nozze dopo il matrimonio, sono andati in macchina, fanno questo viaggio di nozze, sono andati nel nord Italia, a Ventimiglia, a Monte Carlo, eccetera, fanno mezz'ora di macchina, mio padre si gira e fa: dove sta Marcello? Che era il fratello di... cioè, era stupito che per una volta era salito in macchina senza mia madre. Cioè, non stiamo a parlare del Medioevo, stiamo a parlare degli anni 50, capito? Abisso di oggi, ti viene una coppia di dobbiamo sposarci, convive già da 3-4 anni, c'è un figlio, ma capito? Non è che sto dicendo queste cose con cattiveria, no? Stipula questi qua. Non è che sono dei criminali, dei peccatori, quindi che sfidano. Quando devi dire, ma sai che sarebbe, insomma, e che problema c'è? Cioè, non c'è proprio, non c'è, non noi passiamo altro che un bacio, come, cioè, capite? C'è stata una sorta di caduta morale che non c'è più. Cioè, non è che sono cattivi, che sono, dice, disgraziati, sono scandalosi. No, no, quelli sono angioletti. Cioè, sono proprio, avete visto? Sono venuto a cercare la pecora smarrita, la pecora, cioè oggi ci stanno le anime perse, non, ma non le anime perse, capite, i dannati criminali, le anime perse che stanno proprio rovinati e senza sapere di esserlo. Quindi stiamo sotto zero. E qualcuna di queste persone, ve l'assicuro, va a messa a fare la comunione. Tranquilli, ma va a messa a fare la comunione senza che manco passa per l'anticamera del cervello, d'accordo, che non si dovrebbe fare la comunione, zero. Quindi c'è la situazione, purtroppo adesso quella la situazione, non sempre è così, ci sono delle dovute eccezioni, però è questo, d'accordo? E allora che cosa bisogna fare? Niente, tutto e niente, d'accordo? Anzitutto bisogna avere molta fiducia, nel senso che non bisogna affatto disperare, perché ci sono stati altri momenti, diciamo così, difficili, da cui ne siamo usciti, d'accordo? Numero uno, la Chiesa non è stata mai caduta, quindi c'è sempre rimasta una parte, una buona parte fedele,
costante, e ai problemi più grandi di noi a un certo punto ci ha messo punto nostro Signore, nei modi, nei tempi e nelle forme che Lui ha voluto. Certo, capite che in questo attuale contesto c'è anche un'altra cosa che manca. Se manca la fede, se manca la frequenza, manca un'altra cosa che è così importante, che è la percezione di Chiesa. Questo lo vedremo se ci sarete ancora la prossima volta, come comunità viva. Cioè, quando la moltitudine dei credenti venuta alla fede erano un cuor solo, un'anima sola, e ciò che ha fatto convertire i pagani è che vedeva che queste persone estranee tra di loro, di diverse stazioni sociali, eccetera, eccetera, ma veramente stavano insieme come fratelli e si amavano sul serio, fino al punto di essere capace di vendersi la casa per aiutare un poveraccio. Capite? Come ho detto anche in altre circostanze, questo oggi, che è una delle cose più importanti, si vede poco. Ma si vede poco perché? Perché le chiese sono poco frequentate, e a volte anche quel poco sono male frequentate. Capite? Cioè, chi va in chiesa ci va perché c'è, insomma, un certo sentore, una certa tradizione, mi sento la messa, d'accordo? Quindi mi confesso, ma più di questo difficilmente si percepisce, ma è inevitabile che sia così. Quindi, perché, come dire, si possa ricreare un ambiente di chiesa, il nostro vescovo si sta scolando, si viene tanto, ma tutti i vescovi lo stanno facendo, cioè veramente bisogna di ripartire da zero, quindi, da ricominciare a conoscere quello che siamo, cominciare piano piano a viverlo, e quindi più coraggiosi faranno i primi passi. Io vi posso dire che l'esperienza che ho avuto, che ho vissuto, è che passo passo, piano piano, si comincia sempre da pochi coraggiosi, però i tessuti ecclesiali, se uno ci lavora, se trova un minimo di risposta, rinascono. Io credo, poi parlerò con Don Paolo, che una delle cose belle che Don Paolo abbia trovato, che sicuramente ha arricchito, è almeno un nucleo forte di persone che si sono, come dire, ricoinvolte nel tessuto ecclesiale, facendo anche tante cose al servizio del prossimo, e che hanno costituito un grosso, come dire, canovaccio su cui lavorare ulteriormente e creare un sempre maggiore senso di chiesa viva sotto tutti i punti di vista, cioè che vive la fede, che la pratica non soltanto nei sacramenti ma nella carità di Gesù, che è capace di essere segno e testimonianza del mondo. Bene, le prossime cose le vediamo la prossima volta, perché altrimenti ci dilunghiamo troppo.